Allora, Presidente, io ho già dato mandato ai miei legali, naturalmente, di verificare se ci sono gli estremi della calunnia o della diffamazione nei miei confronti, visto che è stato presentato anche un atto alla Procura della Repubblica, e naturalmente tutelerò in ogni sede la mia onorabilità e la correttezza del mio comportamento. Ora, poiché io non ho mai votato per un senatore assente, o nessun senatore ha mai votato per me quando ero assente, chiedo alla Presidenza innanzitutto di rivolgersi ai colleghi che hanno fatto questa conferenza stampa per dire qua in Senato se è vero quello che l'agenzia hanno riportato, cioè che hanno fatto il mio nome come supposto truffatore nell'aula del Senato, o quindi se sono in grado di smentire la loro dichiarazione. Se no, chiedo un giurì d'onore perché il Senato, tramite il suo Presidente, si riunisca per tutelare l'onorabilità dei suoi appartenenti, perché avverto i colleghi che in conseguenza di questo esposto procura i siti si sono riempiti di minacce, di insulti nei confronti dei senatori che sono stati indicati come truffatori. È un sistema intimidatorio e ricattatorio che non accetto, e chiedo alla Presidenza del Senato di tutelare l'onorabilità dei senatori rispetto a quelle, almeno per quanto mi riguarda, che sono totali e infondate menzogne. Articolo 88 prevede che il Gran Giurì possa essere istituito e sollecitato per fatti emersi nella discussione in aula. Quindi se qualcun altro riprenderà questi concetti avrà un motivo. L'articolo 88 diversamente non trova fondamento. Presidente, questo Senato è stato umiliato troppe volte da alcuni dei suoi più indegni rappresentanti. Li chiamiamo e li chiamiamo ancora pianisti, cioè coloro che votano per sé e anche per altri. E anche chi fa votare per se stesso, non essendo presente al proprio posto, essendo anche a centinaia di chilometri da qua. Adesso il fenomeno dei pianisti non si chiamano più pianisti, si chiamano pallisti, perché l'abbiamo verificato più volte. Ci sono alcuni senatori che hanno votato in quest'Aula con una pallina di carta arrotolata. Ripeto, alcuni senatori hanno votato in quest'Aula con una pallina di carta arrotolata. C'era proprio lei in quel momento come svolge le funzioni di Presidente del Senato. Ecco, noi come Movimento 5 Stelle ci siamo fatti promotori di una modifica del regolamento, una modifica che potrebbe, se venisse naturalmente implementata, mettere la parola fine a questo, che è una cosa indegna per quest'Aula e non solo per quest'Aula. Rispondo velocissimamente invece a Giovanardi. Leggo il verbale della 33esima seduta assemblea resoconto stenografico 4 giugno 2013. Ne basta una riga. In ore di Giovanardi PDL, in ore di votazioni, durante decine di votazioni, eccetera eccetera eccetera, ho chiesto dunque ad un altro collega di cortesia di votare per me. Ora io chiedo e dico: collega Giovanardi, vada a dirlo fuori di qui che lei chiede ad un collega di votare per lei, benché presente magari nell'ambito del Senato. Vada a dirlo ai cittadini italiani, vada a dirlo ai comitati dei forconi che manifestano qua fuori. Vada a dire che è legittima nella sua area politica votare con una pallina di carta inserita fraudolentemente all'interno della buchetta per il voto. E si vergogni. Grazie.